La pace dei santi sia con voi. Il 18 maggio la Chiesa celebra la memoria delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini. Bartolomea nasce a Lovere, in provincia di Bergamo e diocesi di Brescia, il 13 gennaio 1807. Conseguito il diploma di maestra assistente presso l'educandato delle Clarisse nel 1822, comincia nell'istituto stesso la sua attività di insegnante. Nel 1824 torna in famiglia e insegna nella piccola scuola aperta nella sua stessa casa per le bambine povere. Dalla sua preoccupazione per i segni lasciati dal periodo napoleonico, soprattutto tra la gioventù femminile, in seguito sorgerà la Congregazione delle Suore di Carità, poi chiamate Suore di Maria Bambina. Bartolomea, infatti, opera nel piccolo ospedale per i poveri, fondato a Lovere dalle sorelle Caterina e Rosa Gerosa, dove viene chiamata come direttrice ed economa. Nel 1829 scrive le regole della nuova istituzione, alla quale guadagna anche l'adesione di Caterina Gerosa. L'istituto sorge il 21 novembre 1832. Bartolomea, però, morirà il 26 luglio 1833. La Congregazione delle Suore di Maria Bambina si svilupperà sotto la guida di Vincenza Gerosa, riservata e timida. Trascorse alcuni anni della sua infanzia al banco della bottega familiare, poiché non poté studiare per la sua cagionevole salute. Già in questo tempo la sua modestia le faceva vivere una spiritualità semplice e ordinaria, incentrata sulla celebrazione eucaristica quotidiana. Gli anni seguenti l'invasione napoleonica d'Italia segnarono profondamente la sua vita, sia per le difficoltà economiche, sia per la morte del padre, della sorella Francesca e infine, nel 1814, della stessa madre. Malgrado ciò, Caterina, con animo coraggioso, accettò questi avvenimenti come volontà di Dio e soffrì nel silenzio del suo cuore. Con la costanza della preghiera, si impegnò in parrocchia e organizzò un oratorio femminile con incontri, ritiri e scuole pratiche di lavoro domestico. Dopo la morte prematura di Bartolomea Capitanio, Vincenza ebbe la tentazione di tornare alla sua vita di casa, ma spronata dal suo padre spirituale, Don Angelo Bosio, acconsentì a continuare l'impresa che, approvata da Papa Gregorio XVI nel 1840, si diffuse rapidamente in tutta la Lombardia e anche nel Trentino e nel Veneto. Santa Bartolomea e Santa Vincenza sono state canonizzate nel 1950. Il 18 maggio la Chiesa celebra anche la memoria di San Venanzio di Camerino, martire. Si rimane meravigliati di fronte all'enorme ed antichissimo culto tributato al santo martire Venanzio, a Camerino come in tutta l'Italia centrale. Come pure si rimane interdetti alla lettura dei martiri subiti. Venanzio, giovinetto di 15 anni, apparteneva ad una famiglia nobile di Camerino. Fattosi cristiano, lasciò tutte le comunità in cui era vissuto ed andò a vivere presso il prete Porfirio. Venne ricercato dalle autorità pagane della città e minacciato di tormenti e di morte se non fosse ritornato al culto degli dèi, in esecuzione degli editti imperiali. Venanzio, adolescente per età, ma dalla forte personalità per la fede ricevuta, si rifiuta e quindi viene sottoposto a flagellazioni, pene di fumo, fuoco e cavalletto. Ne esce sempre incolume
e per questo raccoglie conversioni fra i pagani curiosi e gli stessi persecutori. Resta imprigionato e viene ancora tormentato con i carboni accesi sul capo. Gli vengono spezzati denti e mandibola. Viene gettato in un letamaio. Venanzio resiste ancora. Allora viene dato in pasto a 5 leoni affamati, ma questi gli si accucciano inoffensivi ai suoi piedi. Ancora incarcerato, può raccogliere ammalati di ogni genere che gli fanno visita, ammirati ed imploranti, ed egli invoca per loro da Dio salute del corpo e dell'anima, convertendoli al cristianesimo. Ormai esasperato, il prefetto della città lo fa gettare dalle mura, ma ancora una volta lo ritrova sano e salvo, mentre canta le lodi all'unico e trino Dio. Viene legato e trascinato attraverso le sterpaglie della campagna, e anche in questa occasione opera un prodigio, facendo sgorgare una sorgente da uno scoglio per dissetare i soldati, operando così altre conversioni. Alla fine, il 18 maggio 251, sotto l'imperatore Decio, o nel 253, sotto l'imperatore Valeriano, viene decapitato insieme ad altri 10 cristiani, mettendo così fine a questa galleria di orrori e di crudeltà che è difficile a credere, messa in atto da un popolo, i Romani, che dominava il mondo di allora sì con la forza, ma suscitando anche cultura, arte, diritto e civiltà. San Venanzio Martire viene sepolto fuori dalla porta orientale, sul declivio est del colle, a 500 metri dalle mura, sul quale venne edificata una basilica nel secolo V, che venne più volte riedificata nei secoli successivi e tuttora è sede dell'Arca di San Venanzio, meta di secolare devozione. Nel corso della storia millenaria della città, il nome di Venanzio ed il suo culto è presente dappertutto, nelle formule di invocazioni e nelle litanie dei santi vescovi camerinesi del 1235 e del 1242, nei libri liturgici locali dei secoli XIV e XV, sui sigilli e sulle monete coniate con la figura del santo, nella chiesa eretta presso la sorgente che sgorgò miracolosamente, a cui sono collegate due vasche nelle quali venivano immersi lebbrosi e ulcerosi per impetrare la guarigione. Con la signoria dei da Varano, fin dalla fine del 200, San Venanzio subentrò come protettore della città di Camerino al santo vescovo Ansnovino. Nel 1259, durante la distruzione e il saccheggio di Camerino da parte delle truppe di Manfredi, le reliquie di San Venanzio Martire furono asportate e depositate nel Castel dell'Ovo a Napoli. Furono restituite alla devozione della città nel 1269 per ordine di Papa Clemente IV. La vicenda terrena dell'adolescente Venanzio suscitò una fioritura letteraria, drammi, oratori musicali, poemi, poemetti e carmi latini ed italiani. Solenni manifestazioni religiose, con toni oggi diremmo di folklore, sin dal 1200 si svolgevano a Camerino il 18 maggio, data della sua festa e nei giorni vicini, coinvolgendo tutta la città con un palio particolare, una sfilata delle autorità e delle corporazioni, la giostra della Quintana e altre corse, fiere, falò, processioni con la statua d'argento del santo. In campo artistico sono innumerevoli le opere d'arte
che raffigurano San Venanzio in affreschi, stampe, monete, sigilli, incisioni, medaglie, ricami, arazzi, statue, politici, a cui si dedicarono tutta una serie di artisti dal Medioevo ai nostri giorni. La biografia legata al santo martire Venanzio, al suo culto e alle manifestazioni celebrative è enorme, come pochissimi altri santi. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di Santa Bartolomea, di Santa Vincenza e San Venanzio. Auguri alle care suore di carità, dette suore di Maria Bambina, in festa per le loro sante fondatrici. Ed auguri a quanti il 18 maggio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Andiamo ora a conoscere uno dei titoli con cui è venerata la Beata Vergine Maria nella Santa Chiesa Cattolica. Regina Cieli, lenare, alleluia. Ci troviamo all'interno del santuario di Santa Maria della Noce ad Inverigo, in provincia di Como. Ringraziamo il parroco Don Costante Cereda per la sua gentile ospitalità. Vogliamo oggi conoscere la Beata Vergine Maria quale madre dell'unità. L'esempio di Gesù Cristo che prega il Padre perché tutti siano una cosa sola stimola anche noi, Suoi discepoli, ad elevare intense suppliche per l'unità dei cristiani. La Chiesa Cattolica, accesa di zelo per l'unità dei cristiani ed anzi di tutti gli uomini, prega fervorosamente Dio affinché, per intercessione della Beata Vergine Maria, le varie famiglie dei popoli formino l'unico popolo della nuova alleanza. La Chiesa è fermamente convinta che la causa dell'unità dei cristiani è propriamente legata alla funzione della maternità spirituale della Beata Vergine Maria. Il Beato Papa Paolo VI chiama spesso la Beata Vergine Madre dell'Unità. L'eucologia in onore della Beata Vergine Maria dell'Unità, che si trova nel Messale della Vergine Maria, celebra Dio come sorgente dell'unità e origine della concordia. Onora l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, che è Gesù Cristo, il quale, la vigilia della sua passione, pregò il Padre per i suoi discepoli, perché fossero perfetti nell'unità. Ricorda anche la Beata Vergine che prese parte, con un ruolo di prim'ordine, ad alcuni eventi salvifici riguardanti il mistero dell'unità. Nel mistero dell'Incarnazione, quando nel suo grembo purissimo il Verbo di Dio unì con un vincolo indissolubile alla natura divina la natura umana. La maternità verginale, quando il Figlio di Dio si scelse una madre che non ha conosciuto corruzione nel corpo e nel cuore, che fosse immagine dell'unica ed indivisa Chiesa sposa. La passione di Gesù Cristo, quando il Signore innalzato da terra, alla presenza della Vergine Madre, radunò i figli di Dio dispersi. L'effusione dello Spirito Santo, quando Gesù, ritornato al Padre, inviò lo spirito di unità e di concordia, spirito di riconciliazione e di perdono sugli apostoli raccolti in preghiera con Maria. Affidiamo alla Beata Vergine Maria, Madre dell'Unità, il cammino ecumenico della Chiesa e tutte le famiglie, i gruppi e le nazioni divise, affinché possano presto essere un cuor solo e un'anima sola per la gloria della Santissima Trinità.